Siamo qui al Festival del Cinema di Venezia, innanzitutto per te che fai questo mestiere, che hai fatto della recitazione appunto proprio un lavoro, che effetto ti fa essere qui oggi? Ma sai, a volte sembra anche di essere un po' ripetitivo, però arrivare a Venezia è un po' come arrivare a casa, soprattutto per chi fa un mestiere come questo, un mestiere incredibile come quello dell'attore. Arrivare in questa cornice qua, in questo posto qui, che è uno dei posti più belli del mondo, è una sensazione magnifica e di casa, quindi sì, è un po' un ritorno a casa da un certo punto di vista. Senti, sicuramente la popolarità è arrivata con Che Dio ci aiuti, no? Quello è stato un personaggio, insomma, che ha dato l'avvio comunque alla tua carriera. Quando hai avvertito che quel personaggio aveva segnato una svolta? Tipo il secondo giorno che è uscita la serie, perché senso io ho fatto quel progetto oramai un po' di tempo fa, l'ho iniziato ancora molto più di un po' di tempo fa e me ne sono accorto abbastanza presto, perché passare da essere un ragazzo uscito dal centro sperimentale e fare un progetto che vedono, non so, 8 milioni di persone, diciamo la quantità di attenzioni che ti vengono addosso la percepisci immediatamente, quindi quel passaggio è abbastanza immediato. Senti, parlando del progetto per Elisa, è un progetto comunque importante. Innanzitutto volevo chiederti se ti sei confrontato con Gildo Claps, perché tu interpreti proprio il fratello di Elisa, e com'è stato soprattutto avvicinarti comunque a questa vicenda giudiziaria, insomma, anche complessa, insomma. Io non mi sono confrontato con Gildo Claps sulla serie, io ho avuto la fortuna di diventarne amico, e questa è una cosa che racconto con grande fierezza. E quello che abbiamo fatto, io non mi sono mai confrontato con lui perché non ho mai voluto che lui pensasse che io lo stavo studiando in qualche modo, ma conoscendolo e diventandone amico in qualche modo ho capito ancora di più tante di quelle cose, tante di quelle scelte che lui ha fatto nel corso dei 17 anni che lo hanno portato poi a trovare il cadavere di Elisa, e tutto quello che è successo anche dopo e tutto quello che sta succedendo ancora adesso, perché la riapertura della chiesa della Santissima Trinità è una cosa che è successa 2 settimane fa e diciamo è l'ultimo atto di una vicenda deplorevole e vergognosa. E il 12 settembre cadono i 30 anni della scomparsa di Elisa e io sarò a Potenza per essere accanto alla famiglia, perché è una storia che è anche mia in qualche modo. A questo punto lo dico con grande timidezza e vergogna, ma mi sento estremamente partecipe e quindi sarò lì per essere lì accanto, almeno anche solo intimamente. Senti, l'uscita di Lorenzo dalla serie Doc ha lasciato tutti senza fiato, insomma senza parole. Ecco, te lo saresti mai aspettato, e soprattutto se, insomma, dobbiamo aspettarci in qualche modo magari un ritorno, anche se ovviamente il personaggio è morto, però Argentero ha dato una risposta criptica sui social, aveva detto chissà, forse... Tu mi insegni che nella storia del mondo una persona è tornata dalla morte e non penso di essere io, quindi insomma... Poi sarei dovuto tornare dopo 3 giorni, insomma è passato un po' di tempo. Ecco, non lo so, nel senso, chissà. Quello che è successo nella seconda stagione ha segnato una fine e le cose sono belle anche quando finiscono. Poi, vedremo. Senti, un'ultimissima domanda, sei stato anche annunciato, insomma, come una new entry della serie, della seconda stagione di Lidia Poet. Se ci puoi dire, insomma, qualcosa a riguardo, ovviamente non spoilerare nulla, ma se, insomma, ti fa piacere comunque essere entrato nel cast di questa serie, se l'avevi già vista anche. Assolutamente, beh, Lidia Poet è uno dei progetti più interessanti che il panorama italiano abbia tirato fuori, anche forse la serie italiana, credo, più vista al mondo su piattaforma, quindi farne parte per me è un grande orgoglio, e poi trovare degli amici come Matilda De Angelis e Edoardo Scarpetta, che sono credo le punte massime del nostro cinema, è sia stimolante che bellissimo, quindi sono molto contento di farne parte. Stiamo girando ancora in questi giorni e finiremo a metà ottobre, credo che la serie uscirà tra un anno, e il mio ruolo è un ruolo stupendo, una cosa che non avevo mai fatto fino adesso, e quindi la vedrete, che ti posso dire. Grazie mille.